È stato un incontro difficile perché si sta tenendo in una situazione drammatica dell'azienda, degli impianti, degli appalti che non prendono gli stipendi e di tante altre questioni critiche di cui, permettetemi di dirlo, il governo aveva poca consapevolezza. Abbiamo visto un governo unito ma con l'idea di prendere tempo e di discutere con calma, con i Mittal, che cosa si può, che cosa è meglio fare e che cosa si fa senza sbagliare, eccetera. Noi abbiamo rappresentato una situazione drammatica e abbiamo chiesto che il governo assolutamente cambi passo. La risposta del governo, testuali parole, è che il governo assicura alla fine della nostra pressione la continuità produttiva aziendale, che per noi è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché la continuità produttiva aziendale la si può garantire anche con l'amministrazione straordinaria, che sarebbe una scelta perfetta per gli azionisti, disastrosa per i lavoratori, per gli appalti e dal punto di vista sociale. Quindi noi abbiamo premuto fortemente perché il governo capisse che negli intrighi legali che ci sono oggi con i Mittal non ci si perda lì e si consideri la nostra proposta, che devo dire alla fine delle 2 ore e mezza di incontro è ancora più forte rispetto a stamattina. La proposta che il governo sale in maggioranza, converte i 680 milioni in capitale, prende il controllo, cambia la gestione e poi veda, garantisca gli impianti, garantisca il pagamento del gas, garantisca il pagamento degli appalti e poi veda qual è il miglior socio privato, è l'unico modo per salvare l'Ilva. Noi siamo venuti qui per salvare l'ex Ilva e questa è l'unica condizione. Non abbiamo avuto quindi risposte sufficienti e chiare rispetto a questo nostro percorso, ma ovviamente io vedo positivamente il fatto che nell'urgenza dei tempi il governo ci richiama fra 8-9 giorni per dare quella risposta che deve dare. Uso una battuta, è periodo per i nostri figli di compiti per le vacanze, il governo deve usare i pochi giorni di festa, i pochi giorni di lavoro che ha davanti per risolvere il compito che ha da fare. Salvare l'Ilva è una decisione, è un obiettivo del governo, ma come farlo è fondamentale. E il tempo è complicato perché, ripeto, noi siamo preoccupati in questo momento del fatto che gli impianti si possano fermare e se si fermano gli impianti non ripartono più, sarebbe la mossa più, diciamo, ipocrita per consumare questa fabbrica e fermare questa azienda. Non abbiamo risolto nulla, ma le nostre ipotesi oggi sono più forti rispetto a ieri, perché l'unico modo per cui si può salvare questa azienda passa dalla condivisione col sindacato delle scelte che vanno fatte.